nell'album omonimo, che diventa uno dei best seller dell'anno, incide anche la cover di Walk on a Wild Side di Lou Reed, che diventa I giardini di Kensington. Nei giardini a Kensington, un bambino eterno, cioè sei tu, Pisa. Tu che a Kensington vivi? Oh, tu, Pisa. Tu che a Kensington suoni? Nel 1976 la ritroviamo ai Nemo Studios di Londra per l'album Tanto, con gli arrangiamenti di Vangelis, dove spicca un altro brano di Lucio Battisti, Io ti venderei. La stessa mente tu, stupido. Arriviamo così al 1978 e Patti pubblica un brano scritto per lei da Ivano Fossati, destinato ad entrare nella storia della musica e del costume italiano. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Patti ama confondere le carte e provocare. Dopo alcuni servizi fotografici che la ritraggono nuda e gli attacchi da una certa stampa scandalistica, decide di spostarsi negli Stati Uniti anche sul piano degli affetti, sposando prima il musicista americano Paul Martinez e poi John Edward Johnson, risultando persino trigama, poiché le due nozze precedenti non risultavano annullate. Con tutti gli italiani che ci sono, bellissimi, ti vai a prendere un americano. Ma perché tu? Eh no, io sono con un'italiana, sto, scusa. E allora cosa vuoi? Ecco, ma la differenza tra un italiano e un americano, secondo te, a livello di uomini, dove sta? Sul passaporto. Io l'ho cercata sopra il colle, la mia piccola ribelle stava invece in casa tua, o bambola. Ma nel 1984 ritorna trionfalmente a Sanremo con Per una bambola, che le vale il premio della critica. L'abbellirò con nastri rosa, fiori gialli tra i capelli, riderà incredula, o bambola. Dopo un periodo di silenzio, Patti ritorna con Ideogrammi, un progetto realizzato in Cina per l'etichetta di David Zard, ed il primo artista occidentale a cantare in pechinese e ad esibirsi in Cina. Per presentare il suo ultimo lavoro qui da noi, l'ambasciata cinese l'ha accolta come una regina in occasione della festa per l'anniversario della proclamazione della Repubblica Popolare. E Patti Pravo torna a stupirci. 9 brani, un mix di percussioni e suoni cinesi, melodie e declamazioni recitate e quella sua bella voce bassa che ci affascina anche quando canta in slang pechinese la sua chiamata notturna. Ed eccoci arrivati ad un'altra tappa fondamentale della canzone italiana. È il 1997 e Patti Pravo torna a Sanremo con un brano cucitogli addosso da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, E dimmi che non vuoi morire. È una cosa pensata da lui totalmente, mi mandò un provino che ancora si facevano in cassette. Guarda, io sono una sola. E io mi sconvolsi perché sentii me stessa cantare un pezzo bello. E allora ho chiamato e ho detto, senti, ma ti vengo a trovare, ma me devi fa la stessa cosa. La cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Bevi qualcosa, cosa volevi, vuoi far l'amore con me. Totalmente perfetto l'arrangiamento e tutto, che chiaramente l'abbiamo fatto poi nella mia tonalità e così rimane. Il brano si aggiudica il premio della critica e l'album diventa doppio platino, mentre il tour registra il tutto esaurito. La cambio io la...
seguono i tour e i riconoscimenti. E nel 2007 un progetto dedicato a Dalida, a 20 anni dalla sua scomparsa, la vede cantare in francese, italiano ed arabo. Nel 2009 ritorna a Sanremo con E io verrò un giorno là, si classifica sesta, con grandi apprezzamenti di pubblico e critica, accompagnata da una straordinaria band di musicisti nella serata degli ospiti internazionali. Questa meravigliosa regina della musica italiana questa sera è accompagnata da Dave Weckl, il più grande batterista. Nel 10, dopo la pubblicazione del DVD, circola un video su di me, realizzato con le riprese dei fan e presentato all'Università di Roma 3. Vengono scelti due suoi brani da Ferzan Ospetek per la colonna sonora del film Mine Vaganti, Pensiero Stupendo e L'Inedito Sogno, che si aggiudica il Nastro d'Argento a Taormina e il Premio Lunezia come miglior testo. Ma io chi so? Ed eccola qui, sempre con la voglia di mettersi in gioco e di raccontarsi, perché in fin dei conti, qualunque pensiero di Patti non può che essere un pensiero stupendo. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di sogni d'amore, meglio non dire. I concerti tu dai il meglio di te, perché sei proprio autentica, quindi come gli artisti.